quinto incontro di questo seminario di autoformazione. E quest'oggi abbiamo Gaia Giuliani e Valeria Rivero Corassà, rispettivamente dell'Università di Bologna e Modena Reggio Emilia. Dunque, quindi vi ringrazio per essere qua. E niente, oggi quindi abbiamo voluto incentrare questo incontro sulla whiteness, sulla bianchezza. E appunto perché vogliamo interrogarci su che cosa significa il concetto di bianchezza e appunto gli studi sulla whiteness, gli studi critici sulla whiteness sono direttamente connessi ad una critica alla bianchezza e connessa dunque alla critica all'identità del soggetto, proprio perché c'è necessità di interrogarsi su che cosa vuol dire cosa vuol dire la bianchezza, cioè essere, ad esempio, in questo caso io e tutte noi, una donna bianca. E la bianchezza, tra l'altro, viene connessa anche ad una situazione di privilegio, di potere. Molto spesso il privilegio consiste soprattutto nel fatto di non rendersi neanche conto di possedere questo privilegio. E questo emerge molto bene dalle ricerche che sono state condotte da Valeria in Brasile, no? Una situazione anche molto, molto particolare, no? In cui ci sono state politiche di progressivo sbiancamento no, dei discendenti africani e indios, proprio perché appunto la bianchezza è connessa ad una situazione di indubbiamente ad una situazione di privilegio, ma appunto il punto è che la normalità sta, cioè l'essere bianchi in un determinato contesto occidentale è la situazione di normalità, per cui il punto è, per una critica, anche perché questo seminario si chiama per una critica dell'identità, il punto è spostare il focus e rendersi conto che non è sempre diciamo la normalità è che una bianca, ad esempio un'antropologa bianca, l'interesse di un bianco è direttamente è verso un nero o un non bianco. Quindi il punto è, e ci può aiutare appunto per avere uno sguardo critico a 360 gradi sull'identità, su che cosa significa essere in questo caso bianchi, appunto spostare lo sguardo e rendersi conto che può essere interessante anche capire come capire che cosa vuol dire appunto essere bianchi ed occidentali. Per cui niente, io appunto spero che il dibattito insomma possa andare avanti, magari ci fare anche delle ricerche, magari. Quindi appunto vi lascio la parola. Allora, innanzitutto ringrazio molto per la bella occasione di trovarmi qui con voi a parlare di questi temi, trovarmi qua anche con Gaia a parlare di un tema comune di ricerca che abbiamo, quindi un ringraziamento alle organizzatrici e a tutti voi che state qui. E ovviamente anche all'introduzione che ci avete fatto. E, mi pare, guardando il programma del seminario, che la bianchezza è qualcosa insomma, che già avete affrontato, un po' uno spettro che si aggira in tutti gli incontri che avete fatto, appunto, proprio per questo titolo così impegnativo, no? Per una critica
dell'identità, dal femminismo agli altri femminismi, dove appunto mi pare chiaro appunto una presa di parola su tutte quelle altre esperienze di femminismi che non equivalgono a quello standard di femminismo bianco, eterosessuale, di classe media, urbano. E quindi insomma penso che ci inseriamo in un contesto già abbastanza carico di riflessioni sulla bianchezza. E, bianchezza è una parola che io uso, è, credo, se non sbaglio, un neologismo ormai, insomma una parola nuova. Questo ci dice già molto sul tipo di riflessione o sul vuoto di riflessione, no? Che c'è in Italia. Questo insomma è il tema in particolare delle ricerche di Gaia, però insomma questo già mi pare interessante, no? Si usa spesso la parola whiteness proprio per la difficoltà di introdurre la parola bianchezza. E io vorrei proporre, diciamo, una possibile genealogia di una bianchezza che appunto, essendo possibile, non è esaustiva, non è completa, si integra alle genealogie che farà Gaia, e quindi insomma non c'è una periodizzazione, ci siamo un po' organizzate con questo spirito, che non c'è una periodizzazione, ma c'è da mettere insieme dei pezzi di riflessione, di storia, e farli dialogare o vedere se stanno proprio in sintonia. E comunque, prima di diciamo iniziare questa possibile genealogia, io sento come una necessità chiarire cosa intendo per bianchezza subito questa parola, e poi ovviamente qualcosa su cui torneremo. Non intendo semplicemente un colore, non intendo un'identità, non intendo, diciamo, una cosa, ma piuttosto, se dovessi trovare una definizione, la bianchezza la sento più come qualcosa che è un processo, quindi è qualcosa che ha a che vedere con una dimensione dinamica, con le relazioni sociali, con una prospettiva storica. In particolare nel mio percorso di ricerca, di studio, l'analisi della bianchezza per me è stata una tappa, un momento di un processo, di un impegno più ampio nella comprensione del razzismo, nello studio dei diversi meccanismi del razzismo in diversi contesti. Quindi per me la definizione di bianco è sempre deve essere sempre intesa come una posizione sociale all'interno di una struttura razzializzata, ovvero una struttura marcata dal razzismo. Cioè, per me bianco è una connotazione che è già carica di significati dentro un contesto razzista, non è assolutamente una classificazione neutra e oggettiva. E, c'è un ricercatore brasiliano che dice che appunto si può avere un colore e essere classificati in un gruppo di colore solo se esiste un'ideologia in cui il colore delle persone ha un significato. E queste ideologie, come sappiamo, sono ideologie razziste. Quindi non esiste il bianco in sé, ma esistono dei rapporti sociali che sono appunto il razzismo, che definiscono e producono il bianco e il nero. Ecco, questo è importante, cioè il bianco e il nero sono prodotti simultaneamente, sono due posizioni che sono in un rapporto, sono due posizioni contrapposte, in cui generalmente, come si diceva prima, appunto, a bianco corrisponde una condizione di privilegio, io direi una posizione strutturale di privilegio, e a nero corrisponde una posizione strutturale di svantaggio economico-sociale. Perché dico strutturale? Perché voglio stare a indicare appunto che esiste un contesto in cui le individualità, le soggettività sono, che appunto possono determinare molto la possibilità, diciamo, degli individui. Non è un determinismo che
concette qualsiasi possibilità di azione delle soggettività, però credo appunto che ci sia un qualcosa con cui bisogna fare un po' i conti. Per esempio, per quanto io mi possa definire come una bianca antirazzista, e comportarmi di conseguenza nella mia vita quotidiana, comunque io avrò un privilegio, per esempio, entrando in un negozio rispetto a un cittadino che proviene da un paese dell'Africa, cioè comunque mi manderanno indietro e sarò percepita attraverso uno schema che è molto radicato nella nostra società. Voglio aggiungere un'altra osservazione, che non considero, non penso che sia possibile considerare bianchezza e negritudine come due posizioni equivalenti, non sono nozioni che sono equivalenti tra di loro, non hanno un rapporto, appunto, come dicevo prima, di parità sociale, sono contrapposte. Non c'è una parità sociale, non c'è neanche una parità teorica, perché appunto, come sapete, la nozione di negritudine si configura in un contesto particolare, quello appunto dell'Africa colonizzata, della diaspora africana, quindi è inestricabilmente legata a tutte quelle lotte contro il razzismo, il colonialismo e anche forme di neocolonialismo. Anche tutte quelle esperienze di resistenza culturale al razzismo. Invece la bianchezza, pur essendo molto diverse, avendo una gamma molto diversa di esperienze di bianchezza a cui noi possiamo fare riferimento, no? La bianchezza non è una cosa sola, come dicevo prima. Ecco, io invece vedo la bianchezza come parte attiva del razzismo. Per questo vedo anche la necessità di dire, non è che come studio la negritudine o la nerezza, studio la bianchezza. No, sono due cose per me diverse, perché sono due posizioni sociali diverse all'interno di società marcate appunto dal razzismo. Quindi la bianchezza, potremmo dire, non è posizionata in modo simmetrico alle altre posizioni razziali, quindi anche consideriamo le popolazioni indigene, tutto ciò, insomma, che rientra in altri contesti che non sono riferibili direttamente alla diaspora africana. Se ci sono domande, interrompetemi. Dunque, dicevo prima, appunto, una possibile genealogia degli studi sulla bianchezza, che si sviluppa appunto negli anni più o meno 90. Questo discorso in base al quale la bianchezza differisce dalla negritudine, no? Parte dal concetto che gli studi sulla bianchezza, una domanda, gli studi sulla bianchezza partono da una critica a quella che è la strutturazione della bianchezza, quindi hanno uno smontare in qualche modo l'orgoglio bianco rispetto alla negritudine, che invece è nata come costruzione di un discorso di un orgoglio nero. In questo senso dici che secondo te sono diversi? Forse quando darò qualche informazione sugli studi della bianchezza sarà più facile anche capire. L'orgoglio bianco non penso sia appunto qualcosa che è oggetto di riflessione così come è l'orgoglio nero, perché l'orgoglio nero si costruisce come reazione a un'esperienza di razzismo, emarginazione, subordinazione, ed è una categoria che è anche molto criticata da alcune parti del mondo, della galassia dei movimenti neri afrodiscendenti, la nozione di orgoglio. La nozione di orgoglio bianco invece è chiaramente la punta dell'iceberg del razzismo. Quindi gli studi sulla bianchezza non solo certamente hanno come obiettivo quello di studiare le manifestazioni dell'orgoglio bianco, ma di capire anche quali sono le precondizioni per cui si possa creare un orgoglio bianco. Di nuovo io non vedo proprio una
una simmetria tra orgoglio bianco e orgoglio nero, perché l'orgoglio nero mi sembra che sia sempre una forma di reazione ad una posizione di inferiorità sociale, sempre diciamo in termini strutturali, perché non è che poi necessariamente questo oggetto della persona vive una condizione di inferiorità, però è messo in una situazione di inferiorizzazione. Come no? Guarda, mi viene la genealogia, appunto, Valeria sta per entrarci dentro, quindi non mi voglio dilungare, però due esempi molto veloci per capirci. Allora, se è vero, prendi Fanon, ok? Fanon c'è la colonialitudine, c'è la colonialitudine, perché? E dice, ma perché dobbiamo contrapporre l'orgoglio bianco e l'orgoglio nero? Che senso ha? Visto che si tratta di identità relazionali, cioè l'una costruisce l'altra e viceversa. Per cui stiamo facendo un gioco loro. Infatti l'orgoglio diventa un problema. Spike Lee, per esempio, è un emblema dell'orgoglio nero, se vuoi, molto criticato, per esempio, dai critici della concezione naturalizzante del colore. Per esempio, poi che ruolo se ne dimentica di chi sia, ok? Poi io entro dopo più nello specifico di queste cose. Vi faccio un altro esempio, un aneddoto. Quando sono stata a New York al Canada Institute, che è un istituto di Italian American Studies, c'era un signore, diciamo un vecchio storico polacco, che diceva come siamo arrivati da vittime a diventare carnefici. Adesso noi, i polacchi, sono considerati bianchi e quindi siamo anche carnefici tanto quanto lo sono i bosco. Mentre i polacchi che noi eravamo un po' operari puntuali, spiaccicati dal giudizio del nostro potere o ebraico di fatto o bosco. Questo è New York. Ed era sconvolto da questa cosa, perché a un certo punto da white trash era passato ad essere white. Il problema intrinseco a quello che dice Valeria rispetto a negritude e bianchezza è che la bianchezza è sempre caricata di una relazione di potere dal punto di vista del vantaggio, ecco perché non è mai pari alla nerezza, che è sempre caricata di uno svantaggio, sempre. Stiamo parlando di contesti di un certo tipo, perché se per esempio si va in Cina o si va in Mozambico, nel Mozambico postcoloniale la situazione si ribalta, per cui ovviamente stiamo parlando di alcuni contesti che dovremmo probabilmente specificare, probabilmente quello postcoloniale più classico a cui ci riferiamo in questo senso, quello metropolitano postcoloniale europeo, quello brasiliano, quello americano, quello australiano. Ecco, altre situazioni hanno una completamente diversa articolazione della lente della bianchezza, perché dipende da dove si pone il polo di potere. Ecco perché i due concetti non sono mai speculari. L'altra roba è la white trash. White trash, pensate al sud degli Stati Uniti. I Stati del Sud degli Stati Uniti sono quelli normalmente dipinti nei real TV con senza denti che cacciano gli alligatori, per capirci, ok? E che parlano tutti così! Sono lo stereotipo del meridionale americano, senza soldi, senza educazione, con 24.000 figli e dicendo, senza un lavoro, e che va a cacciare gli alligatori. Quelli valgono tanto quanto quelli della City di New York, o di Chicago, di Boston, no. Però valgono sempre di più in nero. E questo è chiarissimo perché l'allocazione di potere, anche se loro gli svantaggi, perché loro sono di svantaggio rispetto alla middle class degli Stati del Nord, li pone sempre in una situazione di vantaggio rispetto a un afroamericano o a un migrante messicano. Dunque, allora, cercando appunto di costruire una possibile presentazione, cioè una presentazione qui di una possibile genealogia, ho pensato, l'ho trovato molto utile stimolare un saggio di Sara Ahmed, che forse avete già incontrato, l'autrice, e perché lei appunto dice ben prima che nascessero gli studi sulla bianchezza negli anni 90, c'è stato un lavoro molto importante che è stato intrapreso appunto dalla critica nera alla bianchezza come privilegio razziale. Ora, qui Ahmed fa riferimento appunto proprio a quello che è stato oggetto delle vostre riflessioni precedenti, oggi c'è cioè il black feminism, il femminismo postcoloniale, eccetera eccetera, e quindi a partire con il Common Living Collective negli Stati Uniti
tutta una serie di esperienze di lavoro sul razzismo, e sottolineo appunto sul razzismo, in cui anche se la parola whiteness non era presente, non era così, diciamo, focale, si stava conducendo un'analisi molto lucida e ancora oggi credo molto attuale per comprendere appunto questa posizione sociale della bianchezza. In particolare sono esperienze appunto in cui si parlava anche del rapporto tra donne e come appunto la bianchezza di alcune donne del movimento femminista non era considerata una questione su cui riflettere. Cioè, una delle cose che io ho notato molto aspetto importante, no, nella questione delle femministe africano-americane, ma io ritrovo questo anche nel contesto del Brasile, è appunto come nella loro riflessione, nella loro esperienza del razzismo, un'esperienza di vissuto di razzismo e sessismo insieme, queste donne stanno dicendo appunto che la bianchezza è una condizione sociale che va analizzata per capire come il razzismo si riproduce. Cioè, la bianchezza non è qualcosa di neutro, non è qualcosa che, diciamo, è trasparente, che non è importante, ma anzi è invece una condizione, un oggetto di riflessione molto importante. Non possiamo capire il razzismo se non studiamo uno degli attori fondamentali del razzismo, che sono i gruppi sociali che di volta in volta, secondo nella società che abbiamo di riferimento, sono appunto definiti bianchi. In particolare Ned riconosce nella sua genealogia il lavoro di Audre Lorde, che avete già incontrato, e lei dice appunto, cito le sue parole, Audre Lorde ci mostra come la produzione della bianchezza funziona precisamente assegnando la razza ad altri. Studiare la bianchezza come una posizione razzializzata è quindi già un modo di contestare il suo dominio, il suo modo di funzionare come una norma mitica. Questa definizione della norma mitica è un concetto che era molto ripreso nel lavoro di Lorde. Allora, qui innanzitutto voglio richiamare l'attenzione su questa definizione, no? Che la bianchezza si produce assegnando la razza ad altri. Questo è un meccanismo che era già stato studiato all'inizio degli anni 70 da una sociologa francese che si chiama Colette Guillaumin, e il suo testo del 1972, L'ideologia razzista, l'ideologia razzista, Genesi e linguaggio attuale, e magari appunto siamo passati 40 anni, è un testo invece molto ancora utile e attuale, in cui secondo me appunto lei fa un'analisi molto precisa di come funziona questo meccanismo della eterorazzizzazione, cioè dell'attribuzione della razza, che è il tratto che differenzia quei gruppi appunto che sono in una situazione di minoranza non numerica, ma nei rapporti di potere. Che cos'è questa norma mitica? La norma mitica è qualcosa che a me interessa molto perché ha a che vedere un po' con il mio oggetto di ricerca. Dice Lorde, negli Stati Uniti generalmente questa norma si definisce come bianco, magro, maschio, giovane, eterosessuale, cristiano e economicamente in una condizione di stabilità. E questa è una norma, dice Lorde, con cui noi tutti siamo portati a fare un confronto continuo. Quanto ci avviciniamo a questa norma, che è appunto una norma, è qualcosa che non si attina mai, no? a combaciare completamente. Ora, un'altra considerazione che forse dovevo fare prima, però mi pare importante, no? Che questa, diciamo, definizione di Lorde, norma mitica, credo che la richiami, cioè la questione del cosiddetto posizionamento, che per me è importante, innanzitutto sono antropologa, e quindi insomma è qualcosa che su cui l'antropologo femminista hanno lavorato molto in un momento in cui tutte le femministe lavoravano sulla necessità di sottrarre il sapere ad un sapere falsamente universale, neutro. Però qui questo, diciamo, è importante, a maggior ragione uno studio sulla bianchezza. Cioè, quando studiamo la bianchezza, secondo me è sempre molto importante, proprio perché stiamo prendendo parola su una situazione che riguarda i rapporti di potere, di esplicitare qual è la posizione, no, rispetto a questo oggetto di studio. Cioè, non
possibile produrre un discorso sulla bianchezza neutro, e poiché appunto essendo parte della, del razzismo, credo che sia stato necessario prendere una posizione esplicita, politica, sul, su come la ricercatrice, il ricercatore si colloca, cioè, rispetto a questi temi. Per esempio, per me è sicuramente un aspetto molto importante, non solo per quanto riguarda la mia ricerca sul campo, le mie esperienze di intervista, ma anche proprio il mio percorso di analisi di queste cose, sapere che io sono stata socializzata come bianca, sia in Italia che in Brasile. Questo è qualcosa che credo che sia importante, no? Esplicitare per me nel mio percorso, no? Qualcosa di cui non posso prescindere. Proprio perché non, è, non ci sono delle divisioni così nette tra le esperienze individuali, scientifiche, politiche e familiari. Dunque, dicevo appunto, gli studi sulla bianchezza esplorano negli Stati Uniti negli anni 90, fine anni 80, inizio anni 90, e è importante ricordare qual è questo contesto, un contesto di backlash, no? di reazione a tutta una serie di rivendicazioni che il movimento nero aveva fatto negli Stati Uniti. Per esempio negli anni 90 c'è stata tutta una serie di campagne contro la politica delle quote per gli studenti neri nelle università. Questo è molto importante perché a un certo punto viene ad essere sentita questa necessità di anche riflettere sulla condizione dei bianchi che sono diventano man mano percepiti come una maggioranza messa a rischio che sta per diventare una minoranza. Questa è una cosa, diciamo, che continua a essere riproposta, qualche settimana fa è uscito un titolo sulla Repubblica, e questo è qualcosa che riguarda tutti i gruppi tradizionalmente dominanti. Oggi mi passo di leggere praticamente sulla Repubblica questo titoletto misterato che il maschio deve essere meno maschio perché gli spermatozoi sono meno forti. Quindi c'è questa situazione sempre così di corrodere la situazione di dominio, cioè laddove invece insomma la situazione è ben più complessa. Quindi sì, sulla bianchezza nascono effettivamente in questo momento, anche se appunto, come Gaia avrà modo di approfondire, esistono degli studiosi e delle studiose che si sono occupate prima di bianchezza, che non a caso sono degli studiosi neri afroamericani, no? Da Du Bois, Baldwin, James Baldwin, un altro riferimento importantissimo, Franz Fanon, di cui parlava prima Gaia, e Toni Morrison, che è diciamo, una scrittrice, ma un punto di riferimento per la riflessione sul razzismo. La caratteristica qual è? Che questi studiosi, questi ricercatori, non hanno mai costituito un campo di studi, che sono i Critical Whiteness Studies, che invece si impongono nelle università americane a partire dagli anni 90. In questo periodo anche ci sono una serie di studi di storia, di storici di formazione marziana, uno di questi più noto è David Roger, che è appunto si occupa di studiare proprio in una prospettiva storica che cos'è, diciamo, questa categoria di bianchezza negli Stati Uniti, come alcuni, come diceva prima Gaia, alcuni immigrati europei sono passati da una condizione di essere non bianchi a diventare bianchi. E tratto, diciamo, importante sottolineare tutte le ricerche su questi paesi del nuovo mondo è che la bianchezza è qualcosa che si acquisisce attraverso un distanziamento molto marcato da tutti quei gruppi, prima per tutti, tutti i neri, come diceva Maria prima, ma tutti anche quei gruppi come le comunità di cinesi che sono in una condizione appunto di inferiorità sociale. Dunque, tre idee che sono considerate appunto alla base degli studi sulla bianchezza da uno studioso che si chiama Anup Nayak, che lavora nel Gran Bretagna. Qui dice appunto che ci sono tre idee che ritroviamo proprio alla base di tutta questa corrente di studi. La bianchezza è un'invenzione moderna, ed è cambiato nel corso del tempo e nello spazio. La bianchezza è una norma sociale ancorata a una serie di privilegi che sono non detti,
che in ultimo punto questi grandi vincoli della bianchezza possono essere rotti, decostruiti per il miglioramento dell'umanità. Qua c'è, diciamo, un'idea che possiamo andare oltre la bianchezza, oltre la nerezza, liberarci proprio da questa idea del colore, della razza come categoria di lettura delle identità e delle posizioni, e vivere in un mondo in cui non c'è questa classificazione. Dunque, quindi la Whiteness Studies analizza la bianchezza, come capite, come una costruzione sociale. E in particolare si interessano a capire quali sono quelle pratiche ideologiche che rendono la bianchezza appunto un privilegio, e un privilegio che è invisibile nella società e nel discorso dominante. Quindi sto parlando sempre qua nel testo degli Stati Uniti, che è il luogo dove nascono questi studi. Quindi si tratta di studi che si soffermano su come il potere e l'oppressione sono articolati proprio per riprodurre una situazione di privilegio per il gruppo sociale dei bianchi. Ora, questo privilegio è un privilegio che abbiamo detto essere invisibile, ma subito va chiarito che è invisibile ai bianchi. È un privilegio invece molto visibile a tutti coloro che sono esclusi da quella condizione di privilegio. Quindi questo carattere dell'invisibilità è un carattere che va un po' sempre problematizzato. Uno dei temi più discussi, diciamo, all'interno di questo dibattito di Whiteness Studies è se noi dobbiamo studiare la bianchezza ancorata alla pelle bianca, no? Ancorata a che cos'è la bianchezza, no? di cosa stiamo parlando? Dobbiamo studiare la bianchezza per gruppi sociali che hanno la pelle bianca, come si definisce questa pelle chiara? In realtà appunto tutta una serie di ricerche, anche appunto quelle soprattutto quelle di carattere storico, dimostrano appunto come il colore di pelle non sia assolutamente il tratto fondamentale per considerare che cos'è un bianco, no? Chi è che appartiene al gruppo sociale dei bianchi. Ci sono delle persone che sono considerate bianche in alcuni contesti e in altri non lo sono. Quindi, diciamo, questo aspetto culturale e storico ci porta subito a capire che è un oggetto di riflessione, quello della bianchezza, allo stesso tempo molto materiale, ma anche soggetto, che non è così facilmente ancorabile ad una realtà fisica. Quindi fondamentalmente quello che ci si propone di fare è studiare le relazioni sociali all'interno delle quali ci sono dei gruppi che sono definiti come bianchi. Quindi per questo sottolineavo all'inizio questa idea appunto della bianchezza come un processo. Guardare i rapporti sociali che producono la posizione di bianco e che quindi appunto, è una posizione che varia a seconda dei contesti culturali e storici. Sicuramente l'esperienza di colonizzazione europea, il razzismo, l'esperienza della diaspora africana, della schiavitù africana, è uno degli scenari più importanti per capire la bianchezza. In un'area che è molto diversificata, ma se vogliamo appunto riprendere la nozione di colore di Atlantico Nero, abbiamo lì una geografia che ci aiuta un po' a capire come sia possibile avere uno spazio tra le quali ci sono delle grandi diversità, ma anche ci sono dei punti di contatto molto forti. Appunto, questa idea della bianchezza come una condizione di privilegio che si costruisce in una storia, ma la storia poi è qualcosa che non è separato, no? La storia è qualcosa che si può riprodurre costantemente nel presente. Quindi il privilegio viene dal passato, ma anche da una serie di meccanismi sociali che tendono a riprodurre questa condizione di privilegio per i bianchi. Quello che soprattutto le donne femministe che si sono occupate di bianchezza hanno fatto
presente è che non tutte le persone che sono classificate, considerate bianche, godono di questo privilegio allo stesso modo, perché ci sono altre variabili che entrano nella vita delle persone e che possono quindi far sì che questo privilegio venga ad essere modulato. Innanzitutto appunto il genere, la classe, la nazionalità, la religione, la sessualità. Sono anche, a volte potremmo pensare anche all'età. Tutte queste variabili contribuiscono a una esperienza della bianchezza e del privilegio della bianchezza che cambia, ad esperienze diverse. Quindi, per riprendere le parole di una delle ricercatrici più citate negli studi sulla bianchezza, che è Ruth Frankenberg, lei dice appunto che la bianchezza non è una categoria uniforme o monolitica, è stata provocata appunto da altre condizioni, da altre variabili. Quindi è necessario fare sempre questo esercizio, no? Vedere come la bianchezza può essere ridimensionata da altre variabili, o invece possa essere confermata dalla combinazione di diverse variabili. Dunque, c'è un saggio in particolare di Ruth Frankenberg che mi è sembrato un buon concentrato di idee importanti che hanno segnato questa fase degli studi sulla bianchezza, che è questo saggio del 2001, Mirage of a Marked Whiteness, il miraggio di una bianchezza non marcata. In questo saggio appunto Frankenberg dice, se noi guardiamo un po' la storia della bianchezza, possiamo dire che il gruppo dei bianchi ha sempre avuto, diciamo, questo atteggiamento di definire se stesso attraverso una negazione. Io non sono l'altro, il gruppo, io in quanto gruppo sociale bianco mi definisco attraverso questo, questa posizione di differenziazione. Io non sono l'altro, e l'altro di qualche volta può cambiare, no? Quindi dice Frankenberg, la bianchezza non è marcata eccetto nei termini della sua non alterità. Cosa vuol dire questa frase? La bianchezza non è marcata, perché questa è la, abbiamo visto la tendenza della bianchezza ad essere invisibile, quindi non avere connotazioni, ad essere considerata appunto come la norma, come la normalità, si diceva prima, qualcosa di neutro. E certo, dice Frankenberg, questa cosa viene meno quando invece c'è una necessità di prendere le distanze, una posizione e dire no, ma io mi differenzo da quello, sono diverso. Ora questo dire io sono diversa, io mi differenzio dall'altro, può avvenire in tanti modi. Faccio un esempio, l'organizzazione dello spazio urbano, non abitare in certi quartieri, e questo non parlo solo degli Stati Uniti, delle periferie, ma penso anche alle nostre città, no? Italiane. Quindi, Frankenberg usa una bella espressione, dice appunto che la bianchezza è un urlo di sfida che dice io non sono l'altro, no? Questa idea dell'urlo mi fa sembrare sempre abbastanza evocativa, no? Di questo sforzo così di prendere questa distanza e di imporsi. Ecco questa caratteristica, no? Della invisibilità, del non marcarsi se non attraverso, diciamo, di dire non sono l'altro, è il motivo per cui molte persone bianche hanno così tanta difficoltà a qualificare la loro bianchezza. E questo effettivamente è un grande problema per chi vuole parlare di bianchezza, no? C'è quella che lei dice essere una consuetudine di scivolare sempre in altre categorie. Cioè si parla di bianchezza e si finisce a parlare di nazionalità, di classe, insomma di altre categorie, ma si parla, non si dà un contenuto alla bianchezza in sé. Quindi per questo si dice appunto che la bianchezza sembra avere questo tratto dell'invisibilità, anche se di nuovo questa invisibilità bisogna sempre chiedere invisibile per chi? Cioè per chi è invisibile? Quando capiamo appunto che è invisibile ai bianchi stessi,
e ci rendiamo conto come appunto, questi tratti di universalità con cui la bianchezza si vorrebbe definire vengono subito meno. Quindi credo che nello studio della bianchezza noi ci dobbiamo porre come obiettivo quello di capire quali sono i meccanismi attraverso i quali io riesco a raggiungere questa situazione di invisibilità, attraverso quale procedure, che non è assolutamente automatico, c'è uno sforzo, c'è un lavorio per confermare questo tratto appunto di invisibilità. Frankenberg dice appunto che si tratta di studiare il fenomeno della inconsapevole performance della bianchezza, ovvero della bianchezza che non si vede, che non vede se stessa mentre guarda il mondo circostante. No, questa idea appunto che io, in quanto soggetto bianco, sto guardando il mondo, lo sto categorizzando, gli sto dando un nome, una definizione, un ordine, però non mi vedo in quanto bianca che faccio questa operazione. E questo appunto è uno dei tratti, secondo me, nodali, no, della riflessione sulla bianchezza. A questo proposito Frankenberg fa anche una riflessione su se stessa, no, sulla sua storia. Lei dice appunto che lei è una studiosa che non c'è più, che si è trasferita negli Stati Uniti, ma veniva dall'Inghilterra, bianca, credo di origini ebree, mi pare chiaro, che appunto a un certo punto nella sua esperienza di ricerca e di politica ha avuto appunto questo passaggio dall'inconsapevolezza alla consapevolezza. E lei dice: questo passaggio inizialmente ha avuto le proporzioni di un terremoto, usa proprio questa espressione. Però poi aggiunge, dice: questo passaggio non si è mai concluso, cioè è un risveglio che non è mai completo. Io credo che questa sia una bella espressione, una bella, diciamo, metafora per quanto riguarda l'antirazzismo bianco. Cioè non basta mai una presa di posizione unica, è qualcosa che ci sfida continuamente. Chiaramente in questo parlo anche a partire dalla mia esperienza, che ho vissuto. Cioè è una continua sfida a capire quanto il razzismo, proprio lenti che noi vestiamo, ci permette di leggere la realtà e quanto lavoro è necessario per decostruire. Quindi non c'è mai un lavoro fatto una volta per tutte, c'è un continuo lavoro, ed è un lavoro a mio parere collettivo, no? Che non si fa mai in solitudine, che si fa appunto mettendosi insieme. Quindi lei dice appunto che l'antirazzismo bianco è una posizione che richiede una vigilanza attiva lungo tutto l'arco della vita, ed è vero, secondo me questo quindi l'impegno dello studiare la bianchezza sarebbe tutto questo impegno a volerla marcare, a sottrarla a questa condizione di neutralità, di trasparenza, di invisibilità, di universalità, cioè farla come uscire da questa condizione con cui si presenta e decostruirla, quindi sempre dimostrare che è localizzata, come diceva prima Gaia, è sfaccettata, è soggetta a continue forme di tensioni, no? Non è mai acquisita una volta per tutte, anche se è un'esperienza di dominio. Questo dominio deve sempre essere riaffermato, non è mai dato una volta per tutte, quindi c'è una dinamica, c'è un processo. Allora, concludo questa parte facendo alcune osservazioni critiche sui critici al whiteness studies, perché appunto se leggete la letteratura trovate quasi tutti gli autori e le autrici che dicono: ma perché studiare la bianchezza? Perché è importante studiare la bianchezza? C'è un po' un timore, no? Una preoccupazione di carattere che è politico, o carattere politico e scientifico insieme. E cosa stiamo facendo, no, nello studiare la bianchezza? Allora, c'è chi sostiene appunto che studiare la bianchezza sia importante per comprendere proprio, cioè una prospettiva quasi pedagogica, direi, per comprendere come in
razzismo attraverso, diciamo, attraverso la riproduzione di uno status quo, no? Cioè il razzismo si riproduce semplicemente lasciando tutto uguale, cioè non c'è bisogno di dire, usare espressioni violente, espressioni verbali, fisiche. Il razzismo già non fa niente, si sta riproducendo, no? Si riproduce così la condizione di privilegio dei bianchi. Quindi l'idea di studiare la bianchezza sarebbe proprio l'idea di dire, vabbè, vediamo come questa cosa si può riprodurre in una situazione di non violenza, anche in una aggressività, in cui tutto appunto si propone come inevitabile, è così, è inevitabile, questa è una parola chiave, no? È la parola del potere, quando qualcuno ci propone qualcosa come inevitabile, è chiaro, insomma, che ci sta dicendo che in fondo potrebbe essere sfidata questa inevitabilità. Quindi si tratta un po' di comprendere anche la complicità, questa è una parola che ritorna un po', dobbiamo studiare la bianchezza per comprendere la complicità che i bianchi hanno nella bianchezza, nello studiare a volte anche, nel produrre dei meccanismi così di studio che possono essere problematici. Ci sono poi una serie proprio di voci che sono nettamente critiche. Sara Med è una che appunto, quando scrive sulla bianchezza, dice, insomma, me l'hanno richiesto mille volte, io mi sono sottratta, adesso lo scrivo, però la prima cosa che voglio dire è che io ho avuto forti dubbi su questa teoria di studi sulla bianchezza. Non venite da qui a dirmi, ho scoperto la mia bianchezza. È bravo, perché io invece qua la bianchezza vostra la vedo da secoli. Invece ho dei forti dubbi sulla bianchezza, io ho dei forti dubbi su Sara Med, ma comunque io sto facendo qua una brava, ma poi è tutto abbastanza grande. Lei dice appunto questo, lei critica proprio l'idea del semplice fatto di rivelare la bianchezza e il suo corollario, ossia nominare il razzismo, possano essere, diciamo, sufficienti a cambiare la propria posizione di privilegio. Cioè lei dice, attenzione, il fatto di parlare, di studiare la bianchezza non si deve trasformare in una forma di redenzione per i bianchi stessi, non si deve trasformare in un contesto in cui si dice, va bene ragazzi, noi abbiamo parlato, hai studiato i neri, sai cosa c'è adesso, parliamo dei bianchi, noi la mia identità come bianca, l'essere bianca, ecco, dice, no, non cerchiamo di non correre questo rischio. Voi dovete immaginare, questa è una galassia enorme, il studio della bianchezza c'è di tutto dentro, no? Anche prospettive di scenari completamente diverse dall'antropologia, alla filosofia, alla psicologia. Quindi insomma, lei dice, parlare di bianchezza non trasforma in niente le relazioni sociali nelle quali siamo immerse. O anche non semplicemente nominare la bianchezza significa fare molto poco per trasformare il razzismo. E questo un po', secondo me, diciamo, è un'osservazione che va fatta, perché secondo me è importante capire alcuni rischi. Quello per esempio di reificare la bianchezza, cioè trasformarla in una cosa, quello che dicevo prima, e insomma di riaffermare un po' l'idea che effettivamente la razza esiste. Ora questo, secondo me, è un esercizio che va sempre fatto, no? Sì, la razza esiste, ma non è quello che ci dicono che sia. Cioè, non è un dato biologico, non è una cosa che è sempre esistita nella storia dell'umanità come forma di categorizzazione dei gruppi e dei rapporti sociali. Secondo me, insomma, tutto sommato, questa visione critica di Sara Med ha di positivo questo vuole richiamare appunto l'attenzione sul fatto che semplicemente dire, beh sì, è vero, io sono bianca, ho un privilegio, mi posiziona come, diciamo, la lotta antirazzista come una persona che effettivamente si sta esponendo. Ecco, non è sufficiente, lei dice, non è sufficiente. Ruth Frankenberg ha, diciamo, delle idee un po' diverse, le dice, anche se corriamo il rischio di reificare la bianchezza studiandola, la dobbiamo studiare, perché il rischio che corriamo se non la studiamo è ancora più grande, cioè di continuare a riprodurre una conoscenza sul mondo che è una conoscenza che si focalizza sui gruppi che sono in una situazione di subordinazione. Quindi la storia, diciamo, di buona parte delle
discipline innanzitutto arrivare della mia dell'antropologia, che effettivamente è questa, no? Studiare gli altri. Si sono molto pochi gruppi che sono in una condizione di potere, di dominio, l'elite, no? Le elite industriali, per esempio, si sa che l'etnografia delle elite industriali in Italia non esistono degli anni, per dire, non c'è mai avuto questa curiosità. Invece abbiamo studiato, e ha ragione, era anche un momento storico in cui si faceva questo, no? I contadini, le zappe, le lotte operaie e via dicendo. Quindi anche per dire, se non studiamo la bianchezza, noi stiamo producendo questa asimmetria, per cui non studiamo il gruppo dominante, non studiamo coloro che sono in una situazione di dominio. E infatti Toni Morrison, in uno dei suoi testi, dice proprio questo, no? Noi dobbiamo studiare, lei non dice i bianchi, lei dice la posizione del padrone, che è una parola che mi piace molto, no? Perché il bianco effettivamente corre il rischio di far sovrapporre, no? La bianchezza con la pelle chiara e una serie di immagini che noi abbiamo nella testa. Invece qui appunto l'idea del padrone è l'idea di colui che ha il potere. Un altro, e qui mi fermo, problema che è stato rilevato nei studi sulla bianchezza è questa centralità degli USA, cioè il fatto che siamo nati lì, si sono sviluppati molto anche in Australia, però insomma c'è come una matrice anglosassone molto forte, che è sentita come una etichetta che non permette di comprendere la bianchezza in altri contesti. Io credo che invece insomma si possa usare la letteratura prodotta negli Stati Uniti, in Australia, facendo un'attenzione, no? A capire quali sono i contesti, anzi questa considerazione ci spinge a aprire le frontiere, no? A studiare la bianchezza in altri contesti, in America Latina, Africa, Asia, in Europa, per esempio. E su questo do la parola a lei. Io tenterò di andare un po' random rispetto a seguire la linea di Valeria e fare dei contrappunti rispetto a quello che ha detto lei, in modo tale che sia efficace anche il dibattito rispetto a questo, appunto un campo di tensioni abbastanza interessanti. Parto subito dall'ultima cosa. Una nota biografica, io cominciai a studiare la storia del razzismo, quindi il fenomeno del razzismo, questo fu il mio tesi laurea. E cominciai a passare attraverso proprio tutta una serie di studiosi che non erano americani, erano francesi, spagnoli, italiani, che hanno studiato all'interno, diciamo, della storia del colonialismo e delle liberazioni postcoloniali le forme del razzismo, le forme dell'antirazzismo. Fidatevi di quello che vi dico, perché tento di essere molto sintetica, se volete della bibliografia ovviamente. Ci sono le cose che ho mandato a Giulia, oppure sono altre cosine che potrei dare. Comunque, era molto interessante, a parte quell'argomento che secondo me non è solo geniale, ma è stata veramente fondamentale per questi studi, cioè quella sociologa francese di cui si parlava prima, quella che scrisse l'ideologia razzista nel 79. Diciamo che tutti più o meno tentano di capire le tensioni fra cittadinanza e razza, tentando di capire quelle che sono e quali dinamiche vengono escluse le persone, quali sono i soggetti esclusi. Non c'è, diciamo, generalmente una riflessione sulla bianchezza, cioè su quella che è la cosiddetta norma bianca, appunto per tornare all'idea che la bianchezza è un significante vuoto, un segno vuoto, tornando a Stuart Hall, cioè il fatto che non dice niente, non è niente, ma è un embodiment, è un qualche cosa che segnala una posizione di privilegio, una relazione di potere che può essere incarnata da chiunque. Okay? Quindi da un libanese, Sarah Ahmed, per esempio, che è molto, diciamo, molto lesbica, molto bianca per quanto riguarda il libanese, di Adelaide, cioè la città più ricca dell'Australia, e francamente al top del potere accademico a 35 anni. Quindi non so, vedete un po' voi, qui si struttura il potere in modi abbastanza, come dire, contraddittori. Dunque mi veniva da pensare a un certo punto che mancasse qualcosa di fondamentale, cioè l'autorappresentazione. Bene, appunto tornando a Frankenberg, quello che diceva Valeria,
razzizzo gli altri, ma quale definizione da di me? Frankenberg e Audre Lorde, pur partendo da posizioni completamente diverse, perché una persona è ebrea, emigrata, l'altra è nera, lesbica, nativa, nata negli Stati Uniti, quindi cittadina americana, però scrivono negli anni Ottanta, cioè quando sul, diciamo, il riflusso contro il movimento degli anni 60-70 la norma bianca si neutralizza, cioè sparisce. È finito il periodo del segregazionismo, quindi la norma bianca non è più, come dire, evidente nelle forme di riproduzione del potere e delle dinamiche di come dire, mobilitazione dei corpi nel tessuto sociale della cittadinanza. Okay? Non è più così evidente, è diventato trasparente. È neutrale quello che dice appunto Frankenberg, che la norma bianca è una norma neutra, gli altri sono colorati, la norma bianca. Se voi tornate a Malcolm X o James Baldwin, che cavolo che dicono questo? Giustamente negli anni 50, prima della marcia a Washington, io vedo un film bellissimo che vi chiedo di cercare, credo che ci sia su YouTube, si chiama Take This Hammer, prendi questo martello, ed è girato da Baldwin, in realtà il montaggio non fa quello che lui voleva, che è un documentario sociale sulla situazione degli afroamericani, gli africani americani a San Francisco prima della marcia di Washington, in cui gli afroamericani si chiedono qual è il futuro. Poi io sono capitato negli stessi quartieri dove è stato girato nel 51 questo video e francamente per te non sono più stati presi al suolo. Quindi lì ti fa capire, nel senso che da una parte c'era una norma bianca che era visibile e una montante identità nera che tentava di stagliarsi e recuperare spazi di agibilità nel tessuto bianco di contropotere, questo nel caso per esempio della Renaissance fino a Marcus Garvey. E poi subito dopo invece c'è una norma bianca che sparisce, semplicemente rade al suolo, ricapitalizza le zone dove vivono i neri, che sono stati fatti buttare tutti fuori verso Oakland, verso fuori San Francisco, nel centro non ci sono più, e hanno strumenti, diciamo, per questa norma bianca, stessi quartieri della solidarietà dei messicani, norma bianca che agisce in modo non evidente. E appunto, tornando a quello che dicevo prima, Audre Lorde e Frankenberg nell'80 parlano di una norma che è sparita. James Baldwin negli anni 50 parla di una norma che è ancora estremamente evidente, appunto siamo nel periodo del segregazionismo. E vi dicevo perché mi interessava andare a studiare la razza invece che il razzismo. La razza è un costrutto sociale, quindi. Se dopo avete voglia, ma dipende da quanti di voi capiscono l'inglese, ma vi darò comunque il sito su YouTube, c'è una bellissima intervista a Stuart Hall sulla razza, su che cos'è la razza. Io vi dico che cosa dice in italiano, però vi consiglio di andarlo a vedere perché fammi i brividi da qualche meno. Nel senso che fare vedere alcune immagini rispetto agli linciaggi, alla materialità della violenza, dove si chiede se la violenza è materiale, la razza non è una materialità, è una realtà, è un fatto, e lui alla fine, dopo aver parlato di linciaggi, gli continua a dire, sapete cosa vi dico? No, continua a essere un costrutto sociale. Ed è interessante questa cosa, perché io la trasporterei sulla bianchezza, no? Nel senso, è la razza come la bianchezza un dato di fronte a tanta violenza e segregazione? Uno direbbe sì, cavolo, è evidente. No, perché quando appunto, e qui sempre all'inizio del video di Stuart Hall, c'è un pezzettino del film Jungle Fever di Spike Lee, che rende molto bene questa settorializzazione cinese, così il nero, così l'afroamericano, così l'italoamericano, così, e via dicendo, la tortura e compagnia tanto. Quando invece ti rendi conto che appunto bianchezza e razza sono segni appropriabili, ci sono due o tre libri sulla appropriabilità della bianchezza che sono meravigliosi da questo punto di vista, quando la bianchezza appropriabile ti rendi conto che un cinese, ieri c'era su Rete 4 durante il telegiornale intervista a questo master dei polli in Texas, che è cinese, perfetto slang texano, ricco, ricchissimo, ha creato una catena meravigliosa di polli tipo fast food, ha detto non me ne frega niente se viene un delinquente, un nero, un bianco, basta che mi danno i soldi, io sono a posto. Quindi che fosse lui cinese o venisse da Hong Kong piuttosto che da Sichuan, non ce ne frega niente, perché in quel momento la bianchezza del termine stesso, dello sbiancamento, della probabilità di quell'elemento, di quel costrutto, è chiarissimo. Mi piacerebbe che voi visualizzaste una serie di
serie televisive degli anni 70 e degli 80. C'è chi ha un'età e si può ricordare bene di cosa sto parlando. Allora, vi ricordate Jefferson, l'avete mai visto? Allora, serie americana anni 70, zampe delle fatte, per capirci, i protagonisti sono neri e quando parlano dell'unica coppia mista della serie televisiva dicono che il loro figlio è una zebra. Perché? Perché appunto siamo nel momento in cui il potere nero esce dal ghetto, si mescola quello bianco, il proprietario, il protagonista proprietario di lavatrici o a gettoni, una cosa del genere, lavanderie e gettoni. Per cui riesce insomma ad accedere a un pochino di potere bianco, ma la sensazione di essere stati comunque deficitari di potere, silenziati dal punto di vista della soggettività per due secoli, fa sì che non è accettato nessuna mescolanza con, diciamo, la vita, socialità, cultura bianca. Secondo i soli Robinson, anni 80, bene, invece lì la situazione, il bianco quasi non appare, cosa che è presente, non esiste, un bianco entra nella propria casa, però notate il colore dei ragazzi, no? L'unico nero è lui, i figli sono logicamente bianchissimi, nel senso sono neri bianchi. Cioè dove lo sbiancamento è incorporato, lo sbiancamento grazie alla classe sociale, lui è merito con la moglie votato, lo sbiancamento grazie alla classe sociale si è tramutato in sbiancamento fisico dei protagonisti. Una di queste protagoniste è la bellissima Michelle, la moglie di Lenny Kravitz, appunto una delle donne nere più bianche esistenti sugli schermi americani della fiction e della cinematografia americana. Questo per arrivare per esempio a un'altra cosa fondamentale attorno a Billy Mann e in un certo senso mi staglio rispetto a quello che diceva Valeria perché i casi che ho studiato sono diversi. Cambia moltissimo, come vi dicevo, dalla neutralità della norma bianca a una situazione invece in cui la norma bianca è assolutamente visibile. In contesti che sono strettamente specifici, e ve ne farò alcuni esempi per capirci, cambia moltissimo come vengono strutturate le razze. Allora, pensate appunto agli Stati Uniti pre-abolizione della segregazione, quindi fra gli anni 50-60. Pensate all'Australia prima del 1975, quando gli aborigeni hanno il voto, che prima non ce l'avevano. Quindi cominciano a uscire da determinate segregazioni.